Ok, è veramente strano fare di nuovo un video perché il mio ultimo video è del 17 novembre, quindi un bel po' di tempo fa. Tra l'altro neanche parlavo in quel video e quindi un video parlato è ancora precedente e ci sono diversi motivi per cui non ho più fatto video. E quindi oggi vorrei fare un po' un sunto di quello che ho fatto in questo periodo e il motivo appunto per cui non ho più fatto video e perché sono tornata e perché voglio tornare. E quindi iniziamo con un ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Dunque, perché non ho più fatto video? Allora, innanzitutto perché ho voluto concentrarmi principalmente sul finire di scrivere la tesi, perché lavorando i tempi sono veramente molto stretti e di tempo libero ne ho veramente pochissimo e se lo sapete, insomma, per fare la tesi ci sono delle precise scadenze per fare delle cose e quindi se non si rispettano quelle scadenze poi alla fine non ti laurei. E quindi mi sono concentrata principalmente su quello e devo dire che sono contentissima perché il 1º gennaio di quest'anno quindi, ho finito di scrivere la tesi, cioè devo ancora mandarla al prof, quindi speriamo la approvi e speriamo mi dica di non aggiungere altro. E, però insomma, se tutto va bene, ho finito di scriverla e quindi il grosso è fatto. E poi non ho più fatto video principalmente perché non ero più soddisfatta della qualità a causa della mia vecchia fotocamera, videocamera che veramente aveva ormai esaurito penso il suo ciclo di vita perché anche infatti l'ultimo video non riuscivo proprio più neanche a mettere bene a fuoco i colori. Era tutto molto grigio, molto, con molto rumore e quindi anche poi con l'editing non si riusciva a sistemare perché, ok, l'editing migliora molto magari la resa finale, no? Di un video, di una foto, però devi comunque esserci anche un buon punto di partenza e lì veramente non c'era più nulla. Quindi un po' anche questo mi aveva un po' bloccato dal fare video, magari mi veniva anche in mente di farli, però poi rinunciavo perché tanto sapevo che il risultato finale non mi darebbe soddisfatta. E così come anche le foto su Instagram ormai non mi soddisfacevano più tanto, le continuo a fare, sì, tutti i giorni, per quasi, insomma, e più o meno insomma le faccio, però anche lì la qualità mi lasciava veramente molto a desiderare, lasciava. E quindi mi sono convinta a comprare una nuova videocamera, fotocamera, anche perché mi sono messa a seguire in questo periodo anche un corso vero, serio, su Photoshop, perché, ok, sì, magari trovi video tutorial, no? Su YouTube, che ti spiegano come fare una cosa, come farne un'altra, magari se vuoi fare una cosa trovi subito la soluzione, però i singoli video tutorial, a parte che non sai bene magari chi trovi, no? Dall'altra parte che ti spiega se è professionista, non professionista, eccetera. Ma poi sono video che magari non ti spiegano tanto, non ti fanno capire tanto il senso delle cose. Invece con questo corso che sto facendo, che io ho pagato, quindi è veramente serio, capisco il significato delle cose. E quindi poi riesco ad adattarle alle mie esigenze piuttosto che seguire passo passo un tutorial che non serve a nulla. E praticamente facendo questo corso ho visto, ho capito che dovevo scattare foto in formato RAW. E il cellulare, ovviamente, le foto in formato RAW non lo fa, tantomeno la vecchia fotocamera. E quindi mi sono decisa a comprare una nuova macchinetta. E spero che la qualità del video sia veramente migliore. Io ho deciso di comprare questa praticamente, che ci sto facendo il video adesso. È la Canon EOS 4000D, che non è proprio il top di gamma, no? Sarà fascia media, credo.
costa quasi, quasi 400 euro, però fa le foto in formato RAW, ha comunque una qualità nettamente superiore a quella del cellulare o della vecchia appunto fotocamera, ha anche un bello obiettivo come vedete, è molto carina perché riesco anche a collegarla tramite cellulare, perché praticamente questa fotocamera non ha il doppio, lo supportino quello con il video, no? Per cui se io faccio una foto non so bene cosa sto riprendendo, invece collegandola con il cellulare praticamente vedo qui sul cellulare cosa sto riprendendo, ed è molto comodo rispetto ad avere magari il doppio schermo e vedermi, no? Perché vedendomi qui io riesco a sistemarmi, a mettermi bene in posa, poi pigio il pulsante, parte il timer e mi fa la foto. E devo dire che finora le foto che ho postato su Instagram mi stanno piacendo molto, perché comunque poi editandole con Photoshop vedo nettamente la differenza rispetto a quelle che postavo prima, e quindi mi sta piacendo molto anche questo aspetto creativo, no? E quindi niente, spero che veramente questa macchinetta mi aiuti a riprendere in mano il mio canale, perché comunque ho visto che nonostante io non avessi postato più video sta comunque piano piano crescendo, e io voglio anche di portare qualcosa di nuovo che mi rispecchi, e quindi niente, io questo diciamo, è un video un po' introduttivo per un nuovo inizio, speriamo ben augurante per un nuovo inizio, e vi aspetto quindi al prossimo video, che sarà un video haul di abbigliamento, accessori un po' strani, un po' particolari, ma anche il sito dove li ho presi è un po' particolare e non ho visto tanti video a proposito, soprattutto italiani, nessuno, quindi magari vi faccio anche scoprire un sito nuovo, ma vi devo comunque dire un po' di cosine anche negative. E comunque niente, vi aspetto al prossimo video che spero di postare entro domani, e quindi niente, vi do di nuovo il benvenuto sul mio canale, e spero che mi seguiate, spero che possa crescere con i contenuti che voglio portare, e niente, al prossimo, ciao a tutti e buon 2021, ciao!